Da oggi il progetto Giovani Sì può contare su una marcia in più. Il tavolo di lavoro, di cui fanno parte i giovani rappresentanti toscani delle associazioni di categoria, dei sindacati e del terzo settore. Il tavolo si riunirà ogni 2 mesi insieme al presidente della regione Enrico Rossi e ai responsabili del progetto Giovani Sì, per fare il punto ma anche per correggere e indirizzare i futuri step in cantiere. Io voglio fare di questo impegno a favore dei giovani una costante coerente del mio mandato di presidente. E quindi, come ho detto, in qualche modo vorrei diventare per i giovani della Toscana, a partire da questo tavolo, uno strumento attraverso cui possano esprimere le loro richieste, i loro bisogni. Dopo il successo dei bandi sui tirocini, sugli stage e sul servizio civile, la Regione si appresta a lanciare il capitolo casa e con l'inizio dell'anno nuovo, dopo la consultazione con il tavolo di lavoro dei giovani, prenderà il via anche il capitolo prestiti d'onore. Il 16 noi faremo il bando per favorire l'accesso all'uscita di casa, l'autonomia, con il contributo per l'affitto, variabile da 150 euro fino a 300 euro per le coppie con figli. Per l'anno nuovo l'uscita che vogliamo fare per quanto riguarda l'erogazione di prestiti d'onore, di finanziamenti supportati dalla FIDI Toscana. Nell'incontro del 4 novembre il tavolo si è riunito per condividere la bozza di protocollo tra Regione Toscana e le associazioni giovanili di categoria. I partecipanti si sono poi divisi in gruppi per discutere il documento programmatico sull'organizzazione del futuro lavoro del tavolo. La prossima riunione è prevista prima di Natale. Nell'incontro verrà fatto il punto sullo stato dell'arte del progetto e in particolare verrà delineato un primo bilancio sull'avvio del bando sulla casa. Chiediamo un lavoro ulteriore a questi giovani che vengono qua da noi, perché gli chiediamo di affiancarci, di accompagnarci in questo progetto, di sollecitarci al miglioramento e soprattutto di apportare quelle istanze che le loro associazioni e il territorio in cui loro operano normalmente ci possono dire. Tra i partecipanti al tavolo anche i giovani rappresentanti dei sindacati. È un progetto importante che sostiene i giovani e l'autonomia e noi vogliamo dare il nostro contributo al tavolo e quindi alla discussione che coinvolge il progetto. Numerosa anche la rappresentanza del mondo del volontariato. Cercheremo di dare i nostri saperi e collegare anche la nostra base sociale affinché la partecipazione attiva anche dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle famiglie serva a far crescere, a migliorare, a implementare Giovani Sì. Volontariato non è un lavoro, però le associazioni di volontariato trovano anche in strumenti quali il servizio civile un importante alleato, un importante, diciamo, non manodopera, ma proprio elemento di crescita progettuale per i giovani che possono dare ai giovani una marcia in più. Le esperienze formative dei giovani toscani passano anche dalla cultura. Grazie alla collaborazione con Arezzo Wave, Giovani Sì ha potuto accompagnare nel mondo della musica diversi aspiranti artisti. Abbiamo presentato un progetto che è finalizzato alla promozione dei talenti musicali in Toscana e Giovani Sì ha deciso appunto di aiutarci a renderlo attivo e già si vedono i primi risultati, visto che questo progetto è rivolto alla formazione, alla valorizzazione e anche alla professionalizzazione delle band musicali che sono del territorio. Maggiori informazioni sul progetto Giovani Sì sul sito www.giovanisi.it.